Settima giornata di campionato della massima serie, la Re Venezia batte la Pallacanestro Cantù 93-92 dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia portano a casa una vittoria, la sesta su 7 partite giocate contro una Red October Maidome priva di Thomas. Gli starting five sono questi: Cantù con Smith, Culpepper, Chappell, Burns e Crosariol, Venezia, Ains, Johnson, Bramos, Peric e Watt. Primo quarto, la Reggia Venezia parte alla grande, due liberi di Peric, due canestri di Bramos, due triple di Ains danno il 12-0 per i lagunari. E Burns a bloccare i Brianzoli con un semigancio, poi ancora Bramos da 3 a segnare. A 5.34 alla fine siamo 15-12 Reir. Watt su asse di Johnson schiaccia, siamo 17-2 per Venezia. Burns e Culpepper cercano di riavvicinare Cantù a Venezia, ma Orlik, appena entrato nel finale di quarto, segna ripetizione. Saranno 20 punti del lituano in 26 minuti di gioco. Coach Sodini prova la zona 3-2, senza grandi successi. Venezia in grande serata. Anche Di Nicolao mette la tripla dell'11-28. Il finale si chiude con il canestro dall'angolo di Cerella per il 13-30 per la Reir. Nel secondo quarto, Orlik e poi Jenkins da 3 segnano, danno il massimo vantaggio a Venezia, 18-36, doppiata Cantù, ma è proprio qui che cambia la partita. Venezia si addormenta, la squadra di Sodini aumenta l'intensità difensiva e Parrillo in transizione mette la tripla del meno 11, a 6-17 dalla fine. Time out di Raffaele, ma Venezia esce dal time out malissimo. Culpepper scatenato, saranno 26 punti per la piccola guardia americana e insieme a Crosariol sono i protagonisti del parziale di 14-0 a favore di Cantù. Solo Ains riesce a segnare un canestro a 4-18 dal termine, siamo sul 32-38 per Venezia. Subito time out di Cantù, Sodini gioca lo small ball, ovvero i 5 piccoli, con Smith, Randy Culpepper, Parrillo, Chappell e Burns. Sono proprio Chappell, autore di 18 punti e 12 rimbalzi, e Burns, 13 punti e 10 rimbalzi, a portare i Lombardi sempre più vicini al punteggio, meno 1, 40-41. Segna Peric, ma Culpepper è on fire, mette la tripla del 43-43. Nel finale di gara, Orley raccoglie una pallone dalla spazzatura e segna. Finale del primo tempo, 43-45 Reir. Inizia il terzo quarto, Watt in serata no, sbaglia subito due volte e Burns a dare la parità ai Cantorini. Poi Chappell addirittura a dare il primo vantaggio ai Cantorini, 47-45. Replica Johnson, 47 pari. È il momento di Dominic Johnson, che riesce a fare 4 punti di fila per il più 4 appunto Venezia. E insegna una nuova tripla, saranno 19 punti per il play oro granata con ottime percentuali. Coach De Raffaele prova il quintetto piccolo con Orlik per Watt, ma la mossa non paga, anche perché il lituano rimedia un tecnico. I padroni di casa tornano a meno 2 sul 61-63 a 2.30 dal termine. Bramos mette una tripla frontale, 61-66. Saranno 16 punti nel greco americano, risponde Cordone in penetrazione segnando a 2.13 dal termine, 63-66. A 1.18 dal termine, De Nicolao è costretto due volte a fare fallo su Culpepper, che va in lunetta, segna 3 dei 4 liberi, 66-68. Nel finale di gara, Biliga schiaccia e il terzo quarto finisce 66-70. Quarto quarto si apre con la tripla di Culpepper, meno 1 con Antu, ma replica subito dopo Cerella. Poi Smith a pareggiare sul 77-77 con una tripla a 6 minuti dal termine. In finale di gara si segna con il contagocce, entra Capitan Rest, l'impatto è devastante, 5 punti di fila per il numero 14 Reierino. Sodini chiama time out, siamo 79-82 a 3.48 dal termine, Bramo segna dopo un imbalzo offensivo, replica Burns dando il meno 3 a Cantù, siamo a 2.08 dal termine. Culpepper mette la bomba, subisce fallo da Ains a 40 secondi dal termine, ma sbaglia il libro, si va all'overtime sull'84-84. L'overtime si apre con Chappell che realizza un canestro importante, Orlik 3 replica, siamo 86-87 Venezia. Cantù è sfinita, anche perché ha poca energia giocando praticamente con 7 giocatori, non molla però di un centimetro, time out ancora Cantù. Bramo segna un solo libero, 86-88, la difesa di Venezia si fa aggressiva e porta Cantù all'infrazione di 24 secondi. Subito dopo Orlik va in lunetta per due liberi, quelli dell'86-90, a un minuto dal termine. Crosariol però continua a fare voce grossa sui tabelloni e segna all'88-90. Biliga subisce fallo in lunetta, sbaglia il primo e pure il secondo libero, poi la volta di Culpepper che ormai è stanchissimo andare in lunetta a 21 secondi dal termine, ma sbaglia entrambi i liberi. Il ribalzo di Bramlos che consegna a palla a Orlik
che subisce fallo a 16 dal termine, Orel che va in lunetta, segna solo il primo dei due liberi, 88 a 91. Brahmos commette ancora un fallo ingenuo sul tiro all'arco di Chappell a 9 secondi dalla sirena, ma il numero 21 Cantorino sbaglia l'ultimo dei tre liberi. Siamo 90 a 91 a 6 secondi dal termine. Johnson va in lunetta per il 90 a 93. Sarà Culpepper a 3 dalla fine a segnare i liberi del 92 a 93. De Raffaele chiama un time out. Brahmos serve Bilica che palleggia e perde palla, ma per la Red October è troppo tardi. Il finale di gara è 92 Cantù, 93 Venezia. Nostro in attacco, abbiamo preso tre tiri buoni, uno l'ha sbagliato Crosario, uno l'ha sbagliato Burns, uno l'ha sbagliato Pepper, però erano tutti e tre buoni tiri costruiti tutti insieme. Questo ci ha fatto fare un passo indietro e ci ha fatto prendere il gap iniziale, che poi abbiamo faticato
anche perché con le rotazioni ridotte, con l'assenza di Thompson, non ve lo scordate, noi non siamo, cioè Venezia come undicesimo giocatore fa entrare in campo Res, noi oggi non avendo Thomas abbiamo proposto spesso dei quintetti con quattro piccoli che non sono la nostra abitudine, c'è da fare come al solito il monumento equestre a Chappell che gioca da 4, prende 12 rimbalzi, smazza assist, segna a canestro da 3 punti, per, insomma, giocatore totale. Però abbiamo fatto tanta fatica a muovere la palla. Certo, nell'indole della nostra squadra non c'è questa grande capacità di giocare di passaggi, siamo tutti dei buoni attaccanti, ma molti, molto buoni attaccanti. Le scelte da fare potrebbero essere due: uno, forzare le situazioni, oppure cercare di seguire il filo della partita, che è stata la mia scelta e tutto sommato ha pagato, perché riuscire a essere più aggressivi in attacco uno contro uno, cioè quindi riducendo il numero delle chiamate, cominciando a giocare spesso di blocco sulla palla, ci ha permesso di diventare molto più aggressivi difensivamente parlando e incarnare anche uno spirito che ci è diciamo non riconosciuto, perché voi dovete pensare che noi abbiamo preso 30 nel primo quarto, nel resto della partita abbiamo preso 63 in 35 minuti, quindi vuol dire che abbiamo difeso contro una squadra molto forte, perché era la prima per punti realizzati del campionato italiano, con una buona efficacia. Siamo stati bravi a usare cambi, ma anche a forzare situazioni di blocco sulla palla, eccetera. Qual è stato il limite delle scelte che sono state fatte da me? Che quando nel supplementare loro avevano ancora energie per aggredirci e per uscire forti sui pick and roll, noi non siamo stati più capaci di aprire le linee di passaggio e non siamo stati più capaci di battere l'uomo. Quindi se pensate agli 8 punti che abbiamo fatto, compresi i tiri liberi, abbiamo fatto veramente tanta fatica a procurarci tiri, però è anche vero che personalmente sono abbastanza arrabbiato perché abbiamo perso, però sono entrato in spogliatoio e gli ho detto che sono orgoglioso di loro e sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto, anche perché andare sotto come siamo andati nel primo quarto di 17 contro la squadra campione d'Italia, che dalla panchina fa uscire i giocatori che fa uscire, con la sostanza che ha, avere la capacità di rientrare nella partita e avere anche l'opportunità di vincerla, perché noi con un tiro libero in più probabilmente possiamo vincere la partita. È chiaro, c'è ancora del tempo per loro, ma insomma.